Cosa, dimmi cosa succede. Abbiamo in scaletta, no? Abbiamo in scaletta Luisa Casanova Stua. Eccoci, Ciao Luisa, buongiorno. buongiorno, buongiorno a Buongiorno. tutti. Ora, tu non frequenti StreamYard, io ancora da più tempo di te, quindi cercherò di far partire queste bellissime slide che ho caricato. No, ma Ho caricato funziona. anche le slide. Te le fa partire dalla regia. Intanto sono curiosa, molto, molto ammirata da chi trova il tempo di studiare continuando a fatturare. Io ormai sono troppo vecchia per farlo, basta, ho smesso. Non si può dire questa cosa, non si Formazione può permanente. dire. Sì, Raccomando. no, io studio un sacco, ma se dovessi mettermi a reiscrivermi a un corso universitario, non penso che sarò una di quelle che, so, a 75 anni prende la sua Filosofia. seconda. No, no, non mi avrete. Mai dire mai, mai dire mai. Chissà, chissà. Bene. Bene, ti lasciamo la parola se dalla regia ci confermano che le tue slide sono attive. Vediamo se eccoci, Le mamma mia. vediamo, le Che vediamo tutte magia, insieme. ragazzi. Wow. Super. A te. Bene. Buongiorno, Alessandra ha già introdotto l'argomento. La verità è che io sono un po' una secchiona e quindi a me piace studiare più di lavorare. Questa è la premessa necessaria. Anzi, invito nei prossimi speech, se qualcuno trova dei modi per poter fatturare proprio solo studiando, sarebbe lo speech della vita per me, quindi me la butto lì. In realtà il tema è anche che io lavoro come formatrice, come coach e obiettivamente chi fa formazione non può non formarsi. Ma in generale, secondo me, è utile che tutti noi e tutte noi continuiamo a formarci sia per un tema di crescita personale, quindi per investire sulla nostra crescita, sul nostro sviluppo, sull'acquisire nuove competenze, nuove conoscenze, aprire la mente, eccetera, eccetera, ma anche per rimanere competitivi sul mercato, restando in tema di fatturare, che insomma è sempre molto ben accetto tra i freelance e non solo, perché ovviamente diventare freelance fa sì che noi ci confrontiamo direttamente con un mercato che sappiamo molto molto bene essere a volte anche complesso. E quindi il primo passaggio che io ho fatto in realtà è stato ho tanto lavoro e poco tempo per studiare, quindi sono super impegnata appunto a fatturare. Quindi a star dietro ai clienti, mandare le mail, fare gli incontri, fare le formazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Ok, studiare per me è un investimento. E quindi per me le ore di studio sono diventate ore di lavoro a tutti gli effetti. Ricollegandomi a quello che ha appena spiegato Alessandra, che ha un'organizzazione decisamente più ingegnerizzata della mia. Questo ha significato inserire nella mia to-do list delle ore proprio di studio, mentre prima erano ore un po' ritagliate qua e là. Quindi non so se finisco di lavorare presto, magari al sabato mattina, eccetera, eccetera. Quindi devo dire che questo passaggio è stato fondamentale, un po' tutto quello che riguarda il cambiamento tra pensare che qualcosa sia solo una spesa, sia in termini di tempo, di energie o di denaro, a pensare che invece sia un investimento. Da questo punto di vista, quindi in realtà gli step sono stati tre, quindi cambio di mindset, ok, studiare un investimento, a trovare il momento giusto. Perché un altro nodo fondamentale è sì, bello, figo, tutto ok, ma quando studio? Perché sì, lo metto nella to-do list, ma cosa significa metterlo nella to-do list?
in che momento della giornata o in che momento della settimana o come ce lo metto nella to-do list. E quindi questo è importante perché io, per esempio, mi ostinavo a mettere i momenti di studio e di formazione, come vi dicevo prima, nei ritagli, dove adesso è rimasta solo la palestra. Cioè adesso se finisco presto è rimasto solo vado in palestra. Vabbè, e quindi infatti non ci vado. Però prima nel se finisco presto c'era anche, vabbè, studio. E infatti non studiavo. Quando ho capito che invece lo studio mi serviva più dell'andare in palestra, credo, vi farò sapere se cambio idea, ho in realtà mi sono chiesta, bene, Luisa, parliamoci serenamente, tu alle 6 della sera, alle 7, quel che l'è, non studi. E non vai manco in palestra, ma questo ancora lo lasciamo da una parte. Quindi quando è che invece per me è funzionale studiare? La mia risposta è stata la mattina. Quindi io prima di iniziare a lavorare, a meno che non ci siano trasferte o movimentazioni particolari o code in tangenziale da affrontare, per cui devo uscire molto 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 presto, tendenzialmente mi ritaglio un momento per studiare. Quindi la mia to-do list semi quotidiana, diciamo almeno 3-4 giorni a settimana, la mia to-do list inizia con un momento di studio. Quello costante. Poi ovviamente ci sono i momenti di studio formativi, quindi vado a fare un corso, vado in aula, Alessandro dice mi riscrivo all'università, perché no? Cioè se è veramente, lo reputiamo importante per il nostro lavoro, ma anche per noi stessi come persone, che poi di base non siamo divisi a compartimenti stagni, possiamo trovare. Il tema è sempre metterlo in queste benedette agende. Quello che ha funzionato per me e che vi passo come consiglio, poi ovviamente ognuno trova la sua quadra, è meglio poco e costante che tanto e tutto in una volta. Quindi io prima mi ammazzavo, siccome di base questo grande voglia di studiare, aggiornarmi, crescere, eccetera, eccetera, ce l'ho sempre avuta, arrivavo a dei momenti dell'anno in cui va bene, adesso dedico, faccio questo corso, lo acquisto, mi iscrivo, costi quel che costi, dedico, che ne so, una settimana full immersion a fare questa cosa. Si può fare, nessuno ci dice che non si può fare, ma ovviamente è per la mia organizzazione è molto più complesso, perché fermarmi un'intera settimana è più complesso. Quindi il tema è, troviamo un po' il bilanciamento tra gli ingredienti, troviamo un po' la quadra tra qual è la formazione che mi serve di fare per me, per il mio lavoro, per la mia professione, e in che modo posso farla e qual è la maniera migliore che per me funziona meglio. Nella pratica io sostanzialmente, come vi dicevo, studio in media mezz'ora ogni mattina. Ci sono le mattine che studio un'ora, le mattine che non studio perché sono nella famosa tangenziale di Milano di qui sopra, e quindi la mattina come prima cosa faccio quella cosa, perché per me è molto importante. Perché è molto importante per il mio lavoro, quindi per il tipo di lavoro che faccio, e è molto importante perché, e passo subito al quarto punto, perché io metto di solito immediatamente in pratica quello che studio. Quindi questa è un'altra cosa che vi consiglio di fare, quindi capire, studiare innanzitutto cosa, perché, quindi con quale obiettivo. Può essere anche solo studiare perché mi piace studiare, l'aramaico antico, e cioè io faccio il digital strategist, però mi piace l'aramaico antico, chi se ne frega, però qual è l'obiettivo? È rilassarmi, aprire la mente, trovare altre cose, va benissimo. Nella mia pratica quotidiana, siccome io faccio un lavoro che è molto connesso a quello che poi è anche la mia passione nella vita, bella fregatura, ma qui chiudo la parentesi, cerco di mettere subito in pratica quello che studio. Quindi per esempio se faccio 2 ore di formazione, ho fatto recentemente 2 ore di formazione sull'uso delle carte Dixit nei gruppi, nelle coaching di gruppo, nelle formazioni, la stessa settimana avevo una classe, un insieme di persone a cui stavo facendo formazione,
che avrebbero potuto beneficiare dell'utilizzo di questa pratica, e quindi io l'ho portata subito in aula. Questo a me serve tantissimo perché mi aiuta a tenermi motivata, mi aiuta a dire ok, cioè non sono, siccome partiamo dall'idea dell'investimento, ok, i frutti di questo investimento, diciamo così, un po' la milanese imbruttito, i frutti di questo investimento li vedo subito, e li vedono, spero, anche le persone con cui lavoro, quindi i miei clienti. Un'altra cosa da fare che io ho fatto e che insomma vi porto sul tavolo è programmare inizio anno, perché come dicevamo c'è la formazione continua, quindi l'aggiornamento, leggo i libri, mi formo, faccio micro formazione eccetera eccetera, ma potrebbero esserci anche percorsi di formazione più lunghi, più impegnativi che io vorrei fare durante quell'anno. La domanda è sempre qual è l'obiettivo e soprattutto siamo realistici. Quindi se ci abbiamo, bellissimo, vogliamo prenderci, io vorrei prendermi almeno 78 altre lauree rispetto a quella che ho già preso, siamo forse anche a 79 siamo arrivati, quando arrivo però a dire qual è l'obiettivo, ecco, mi fermo perché cioè, molto bello, interessante, però obiettivamente in questo momento della mia vita non ci starebbero dentro, diciamocelo, quindi finché qualcuno non mi dice come fare quello che dicevo prima, come fatturare studiando, io sono qui che non mi posso prendere queste 78/79 lauree, vi farò sapere. Però i percorsi quindi che più complessi, che magari richiedono, non so, 3-4 weekend di formazione, un mese di formazione in ora asincrona o 3 mesi, quel che l'è, insomma i percorsi un pochino più complessi, programmarli a inizio anno ci mette nell'ottica di intanto avere la calma e la serenità di valutarli, capire l'investimento in termini di tempo e di denaro, come e in che modo potrà essere, diciamo, messo a frutto nel nostro lavoro, nella nostra vita, e non fare come faccio io, che sono compulsiva e quindi vedo i corsi, bello, figo, è la cosa più bella del mondo, via, compra e poi ciao, ecco. E quindi programmare in anticipo ci mette al riparo dalla compulsività. Io in realtà, facendo un passo successivo, sempre per mettermi al riparo dalla compulsività, che riguarda anche l'acquisto dei libri, ho una lista di libri da leggere o di mini corsi da seguire, proprio in ottica ovviamente formativa, di aggiornamento, eccetera, e mi tengo quella lista e la aggiorno, nel senso che ovviamente vado avanti leggendo, studiando, facendo i mini corsi e quant'altro, e poi può succedere che a un certo punto invece scopro un libro, una mini formazione che in quel momento mi sembra più utile rispetto a un'altra a cui avevo dato la priorità, allora rifaccio il programmino della successione proprio temporale con cui affrontare le cose. Questo perché, per esempio, nella mia esperienza e nell'esperienza di tante persone che conosco che insomma sono freelance, liberi professionisti, microimprenditori come me, in realtà è bello, cioè la compulsività di qui sopra, ci sono talmente tante cose che vorrei studiare, vorrei fare, mi piacerebbe approfondire perché me l'ha chiesto il cliente, perché mi interessa, perché penso che potrebbe essere un'evoluzione del mio lavoro, per n motivi, ma poi è come quando in arrampicata si guarda tutta la montagna invece di guardare il primo appiglio utile che abbiamo davanti a noi. Tutta la montagna ci mette paura, quindi la verità è che non lo facciamo proprio, quindi bello, mi piacerebbe, guarda, bello, ma non ce la faccio, perché dietro a quel mini corso, a quel libro o quella formazione che vorremmo fare, vediamo una roba che è infinita. Invece se riusciamo a mettere in ordine step by step le cose, ne monitoriamo anche la progressione e quindi monitoriamo anche gli avanzamenti, e in realtà ci manteniamo quell'automotivazione appunto portiamo efficacemente anche lo studio e la formazione nella nostra vita quotidiana. Adesso mi faccio sponsorizzare dal Miuro la prossima volta, vabbè, ci lavoriamo.
Quindi, insomma, questi sono un po' di consigli pratici che ovviamente vi condivido sempre nell'ottica di trovare ognuno la sua via e la sua quadra migliore, perché poi ognuno di noi ha delle esigenze specifiche e quindi dare consigli, insomma, che vadano bene per tutti è molto difficile. Io vi ringrazio, mi trovate insomma su Instagram e LinkedIn, se volete fare due chiacchiere su questo sono super a disposizione, perché penso che veramente possa fare la differenza. Grazie Luisa. Grazie. Confermo la cosa del imparare un pochino alla volta. Io ad esempio, prima dicevo non prenderò nuove lauree, però ad esempio negli ultimi mesi ho preso un paio di certificazioni su strumenti vari che servono per fare email marketing, ed effettivamente anch'io ho visto che conveniva dire dedico mezz'ora al giorno per fare la prossima lezione, il prossimo video, il prossimo test, e altrimenti se ti lasci tutto lì e pensi che farai tutto in due giorni interi non lo fai mai. Già. Sì, io non ho mai... Io mi sono messo delle notifiche, nel senso, perché ho un metodo di formazione molto destrutturato, nel senso che per me fare formazione è leggere certe fonti, no? Cioè, e quindi, che ne so, mi arriva la notifica, guarda che oggi non hai letto quella fonte o quella... Che poi è tutto un metodo, insomma, tramite RendWise, insomma, tutta una cosa di cui non entro nei dettagli, però io mi metto le notifiche, se no, cioè, come se fosse un appuntamento, in realtà. Se ci pensi, è il metodo Duolingo, cioè Duolingo ti fa fare un pezzetto al giorno e ti manda le notifiche quando non lo fai. Esatto. Quindi, esatto, credo che sia un po' il metodo adesso, che è quello forse più... Cioè io non so se riuscirei più a fare 8 ore in aula su un argomento, cioè per me sarebbe una... cioè, poi l'era anche già prima per come sono fatto, però adesso veramente non ce la potrei fare. Capisco. Ma è lo diciamo da formatori. Ma è vero. Io non arrivo... neanche da formatrice 8 ore in aula, figuriamoci. Beh, 8 ore sono una bella sfida per tante. Comunque ci sono ancora un sacco di master eccetera che fanno 8 ore, a volte addirittura 8 ore online, che cioè sono una cosa da veramente la morte. Sì, poco sostenibile, diciamo. Grazie Luisa, studiate e alla prossima. Ciao.